Domenico Ferrato, da Zestino Vesuvio. Complimenti per il gol, però è stato un gol inutile. Cosa vi siete detti dopo la partita, dopo questa sconfitta forse inopinata? Buonasera, sono contento per il gol, ma soprattutto per la prestazione che abbiamo fatto come squadra. Ci siamo detti solamente che dobbiamo ripartire da questa prestazione, perché oggi abbiamo sfornato una prestazione veramente importante contro una squadra importante che punta a vincere il campionato. L'unica cosa che ci rammarichiamo è ancora il risultato, però ripartiamo da questa prestazione per raggiungere obiettivi più importanti. Davide Soccao, sta piacendo. Ecco, poco fa l'allenatore del Pescara, ecco, si è, come dire, un po' dissociato dai fischi finali, che ha, diciamo, ritenuto comunque la vostra prestazione da tutto sommato positiva. E una squadra che comunque può dire la sua in questo campionato, cosa hai da dire, insomma? Sono contento perché ero lì e sentivo le parole dell'allenatore avversario, e se lo dice lui vuol dire che veramente abbiamo fatto una partita importante sotto tutti i punti di vista. Poi ci sta che i tifosi ci fischiano anche perché loro vogliono vedere dei risultati, però noi andremo sempre in campo dando il 100% come abbiamo fatto oggi, sia sotto l'aspetto tecnico sia sotto l'aspetto tattico. Ripeto, dobbiamo ripartire da questa prestazione perché abbiamo fatto una prestazione importantissima e a lungo andare i risultati arriveranno. Giuseppe Amato, il Verso del Calcio. Ciao Giuseppe, buonasera. Ciao, buonasera. Cosa serviva, ecco, dal punto di vista della prestazione oggi rispetto alle ultime tre? Buttiamoci dentro in parte anche il Cerno, perché comunque è una vittoria sì, ma con una prestazione rivedibile. Cosa è scattato oggi anche sul piano di un gioco al centrocampo? Portavate più uomini in area? A un certo punto il centrocampo della Juve stabile nelle ultime gare sembrava, ecco, l'anello debole, quando sulla carta invece avete tanta qualità. Cosa è cambiato oggi e cosa serve per mantenere un po' di continuità nelle trame, nel dialogo, nel trovare l'uomo tra gli spazi, tra le linee, che oggi vi è riuscito di più delle altre volte, ottimizzabile ma meglio delle altre? Sono d'accordo con te, perché oggi è stata una partita dove abbiamo giocato, abbiamo trovato l'uomo tra le linee. Lo proviamo ogni settimana, quindi nel senso in alcune partite ci riesce, in altre no. Ci siamo solo detti questa settimana a tutti quanti, chi giocava, chi non giocava, di alzare un po' la tensione, di alzare un po' l'aggressività, perché abbiamo dei giocatori a centrocampo soprattutto che possono dire la loro. Abbiamo un centrocampo che a nome mio sono nomi veramente importanti per questa categoria. Dobbiamo solo trovare, come hai detto, la scintilla e dobbiamo partire da oggi, perché in settimana ci siamo detti tutti i centrocampisti, chi gioca e chi non gioca, che dobbiamo fare qualcosa in più per aiutare la squadra. Credo che oggi si sia visto un po' di differenza. Per completare, è stato un po' uno schiaffo morale per quei centrocampisti il passaggio al 3-5-2, che sembrava proprio un grido d'allarme del mister per dire centrocampo non gira, arriviamo un po' più diretti. Come l'avete presa? No, è stata una decisione del mister che noi rispettiamo ogni sua decisione, poi lui decide il modulo, la tipologia di calcio, però è sempre stato un allenatore che dice di andare in campo e di fare la partita, non di essere attendisti o altro, di andare a fare la partita con aggressività. L'abbiamo presa un po' anche, come hai detto tu, un po' più di verticalizzazione, però ripeto, abbiamo un centrocampo importante che ci rialzeremo, arriveranno i risultati. Caetano D'Onofrio, il Mattino. Una prestazione da cui ripartire, ovviamente non si incontreranno sempre le tre forze del campionato, quindi cercare di continuare sotto l'aspetto, insomma, caratteriale, anche perché stasera eravate chiamati comunque a dare un segnale anche rispetto al mister, che comunque ovviamente in questi casi è quello che rischia sempre di pagare, no? Come ha detto lei, le partite contro le big, diciamo, del campionato, che sono attrezzate per vincere il campionato, per fortuna sono finite. Adesso con questa prestazione, se riportiamo questa prestazione contro le altre squadre, tutto rispetto per le altre squadre, perché ogni partita è una partita a sé, però secondo me con queste prestazioni tutta la squadra può arrivare ad obiettivi importanti. Daniela Sala con Newsmania. Buonasera Sergio, io invece penso che questo gol sia stato realmente importante, anzitutto per te, per la squadra in generale e per il mister, perché in un momento così particolare spesso ciò che si vede negli allenamenti non si denota poi in campo. Quanto sono valse le direttive del mister e quanto la tua voglia di crederci? Il mister sin dall'inizio mi consiglia e mi dà sempre consigli per migliorare. Essendo un giovane, io sono uno che apprende sia dal mister ma soprattutto dai grandi che giocano nel mio ruolo. Io credo che questo gol devo ringraziare soprattutto il mister, ma anche la squadra che mi permette di
arrivare a questo, come oggi ha fatto una grande giocata anche Jacopo Scaccabarozzi che me l'ha appoggiata lì, quindi gran merito del gol anche da parte sua. E noi l'unica cosa che ci tengo a dire è che tutta la squadra è col mister, perché in settimana lavoriamo tutti insieme, lavoriamo 2-3 ore al giorno sul campo, lui parla tanto, noi ci siamo, lo seguiamo e sono convinto che i risultati arriveranno. Giacchino Roberto Di Maio, Megapress. Ecco Sergio, buonasera. In un contesto, in un momento del genere, la partita di Coppa Italia di mercoledì può rappresentare un fastidio, considerando che poi c'è subito dopo una partita di valore ben maggiore per le sorti del campionato? È una partita importante secondo me, perché ci permette subito di abbandonare questa sconfitta, però di tenere la prestazione. Passano pochi giorni, dobbiamo essere bravi a ripetere questa prestazione e a trovare la vittoria, a trovare un passaggio del turno che in Coppa Italia è importante. Poi andremo a affrontare il Giuliano, però noi pensiamo prima alla partita di Coppa Italia e poi andremo ad affrontare il Giuliano. Natale Giusti, Calcio Napoli 24. Sergio, buonasera. Buonasera. Come da questa ampia, tatticamente hai giocato sia nel 4-3-3 come oggi che nel 3-5-2. Volevo chiederti, ecco, tatticamente tu anche in carriera, per quello che hai fatto finora, ti trovi meglio con l'uno o con l'altro? No, mi ha dato alle situazioni che il mister richiede, sia col 4-3-3, 3-5-2, 4-2-3-1, indifferente. Mario Volo, mi dicevi. Ecco, Sergio, già detto, sono un giovane, il mister ha sempre detto, i giovani della Riversabia devono crescere in fretta, però guarda caso, sia con Crotone che con Pescara, quindi le prime, una, due delle prime tre, sei partito titolare. A questo punto, senti un po' la fiducia del mister, perché quando c'è da giocare partite importanti, comunque ti metti in campo, e soprattutto tu, come ti reputi, ecco, nel percorso di crescita alla Riversabia? No, sì, sento la fiducia del mister, sento la stima, questo mi fa dare il 101% in campo, perché sono un ragazzo che non vuole mai deludere nessuno, soprattutto come ha detto lei, se mi mette in partite importanti voglio sempre dimostrare che la scelta che fa il mister è giusta. Grazie. Grazie a tutti.